Benvenuto nel mio canale. Se ti piace, ti invito ad iscriverti ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere gli altri gameplay o live. Puoi anche seguirmi sul mio account Twitter per rimanere aggiornato. Inoltre puoi seguirmi su Twitch e, se ti interessano i videogiochi, puoi acquistarli sul sito Instant Gaming e solo col mio link, che si trova in descrizione in ogni video, riceverai un 10% di sconto per ogni tuo acquisto. Se vuoi, puoi anche entrare nel mio server Discord per giocare con me o fare delle collaborazioni. Grazie e buona visione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay. Quest'oggi ragazzi, come vedete, siamo ritornati, sono ritornato qui su Mass Effect. Allora, continuiamo la storia. Eccoci qua. Ok. Allora, prima di avviare questo gioco, prima, no, questo gioco, prima di avviare il gioco, oggi, praticamente Origins mi ha fatto una domanda. Siccome forse l'ultima volta non ero collegato a internet, comunque sia, non ho completato il salvataggio su cloud, ma appunto ho salvato solamente sul computer, sull'hard disk appunto, mi ha chiesto appunto quale salvataggio volessi utilizzare perché appunto quello del non erano uguali, ecco. E quindi io ho utilizzato quello ovviamente sull'hard disk perché Questa sicuramente è gente è quello più coraggiosa, ma i Geth sono inarrestabili. aggiornato. Noi Infatti Varian lo sappiamo era tutto. aggiornato di un giorno È esatto incredibile che la colonia abbia resistito così a rispetto a lungo. quello su Cloud, che invece era più vecchio di un giorno. E quindi sono felice appunto di aver indovinato. Allora io devo un attimino curarmi. Ora non ricordo neanche i tasti più, ma mi sa che non posso curare nessuno. Allora sto giocando col nuovo mouse e una nuova tastiera. Allora eccoci qua. Ok, quindi siamo esattamente al punto in cui ci eravamo lasciati nello scorso gameplay. Appunto, sono felice di aver indovinato, insomma, il salvataggio. Però appunto non so dove cazzo andare, ma allora, qua abbiamo ucciso tutti, mi ricordo. Cacchio, dobbiamo fare, boh. Non lo so. Questo posto è un inferno. I coloni non hanno molto, ma questa è la loro casa. Combatteranno fino alla morte per difenderla. Ho sbagliato. Vabbè, mi sono curato, che almeno curato tutta la squadra. Beh, forse dovremmo tornare indietro, non so. Vediamo. Vediamo. Indietro. Oh no, sono dappertutto! Hanno preso la torre! Mannaggia. Ammazzateli. Ok.
che li abbiamo uccisi tutti. Andare qui. Come tornare indietro? Stiamo andando bene teoricamente. Molto teoricamente. Ci sono i nemici, stiamo andando bene sicuro. Sicuro che non è facile utilizzare sto cecchino. Ok, stiamo crepando. Stiamo crepando. Sto crepando. Con calma voi, non vi azzardate ad andare avanti. L'ho ucciso? Sì. Risolviamo, che cacchio. Questa valvola sembra far parte di un sistema molto complesso. Credo che dovremo azionarne altre. I mortacci, host. Andare qua, trasmettitore get. Mortacci loro. Questa gente è coraggiosa, ma i Geth sono inarrestabili. Mortacci vostri. Eccoli qua. Pure i cani c'hanno. Sto cagando un po' sotto. Oh, non è che mi aiutate, no? Mi aiutate, eh? Non mira più, mannaggia, sto gioco è buggato. Perché è buggato sto gioco? Cosa ho fatto? Non mira più, raga. Sono quasi morto, non ho più per curarmi nulla. Forse ce l'ho fatta, dai. Posso curarlo. Cosa dovrei fare ora? È di qua che devo andare, che cazzo c'entro? Giusto, sì. Sezione ponte collassata. Sì, luogo di interesse è quello.
qui sopra. È incredibile che la colonia abbia resistito così a lungo. Come dovrei fare? Cosa dovrei fare? Cacchio devo fare? Oh. Mannaggia. Molto lentamente però recupero la salute, non sapevo sta cosa. Sì, però sto capendo cosa questa fare. Questa gente è coraggiosa, ma i Geth sono inarrestabili. Noi Quarian lo sappiamo bene. Questo posto è un inferno. Capito dove dobbiamo andare? Andrò a bucare sicuramente. Sezione ponte collassata. Bah, luogo di interesse. Questo dovrei fare. Che cosa dovrei fare? Proviamo ad andare a qualche altra stanza. Poi se crepiamo, crepiamo. Magari. Magari facciamo questo. Non si sa mai. Non si sa mai. Disturbato. Ecco, ci sono i bastardi qua vicino. E a me dire. Adesso funziona il mirino qua. Match. Ci sono i tizi. Venite qua. Mi hanno lasciato da solo quei bastardi. Perché non venite con me? Ah, stanno arrivando, ok. Si fa per dire. Sì, eccoli. Aspetta, anche la tizia deve venire però, eh. Vabbè. Aia, aia, porca troia. Ammira più, dai, sti bug. È un gioco vecchissimo. Se c'ha sti bug. Perché non venite? Ragazzi, manca la tizia che non viene. E poi se non mira, come cazzo faccio io? Perché non funziona? Funziona più il mirino. Che palle. No. Ah, eccola. E mi blocca, ovviamente. Funziona il mirino. Come faccio? Tizio è morto, vero? Muore anche lei, ovviamente. Proprio intelligenza. Intelligenza. Funziona più di lì. Carica. Vai. È inutile. È inutile perché, prego, funzionami il mirino quando devi funzionare. E
Per favore, seguitemi. No, combiniamo nulla. Come? Non ci credo, che è successo, dai. Io li odio i giochi così vecchi, però li devo portare. Li devo portare. Che senso ha portare il gioco, l'ultima uscita, se non porto questo qui? Peccato che c'ha tutti questi bug, tutti questi problemi. Ecco, ovviamente mi prende sempre a me, no? Giustamente direte voi, e beh, ti sei esposta, certo. Come è possibile? Mossa intelligente, devo dire, quella di salvare così, con questo poco di vita. Ok, stai seguendo? Sì, stai seguendo. Quella è una cosa. Sono morto, vero? Finiscono mai i proiettili sti tizi? Devo farli andare vicino alla porta. Perché magari io posso approfittare per attaccarli. Funziona più in mirino. Come faccio? Funziona più in mirino. C'è sto bug in sto livello. È resuscitata, non ci credo. No, vabbè, incredibile. È resuscitata Tali. Wow. È incredibile che la colonia abbia resistito così a lungo. Impossibile giocare così, però, eh? Comandi. La granata, come si lancia la granata? Porca puttana.
Granata R. Aspettiamo un attimo, recuperiamo un po' di salute. Però si bugga sto tasto. Comandi. Poi sinistra, avanti, indietro, salto. Zoom. E non funziona lo zoom. Questo posto è un inferno. Garnus, l'unico che c'ha la vita. Funziona il mirino, raga, come cazzo faccio senza il mirino? Cazzo. Poi non funziona neanche le granate, non è per quello. Non funziona neanche la granata. Però resuscitano se muoiono qua, eh. Figata. Una gran figata questa. Io direi però di salvare strategia numero 6. No, 5. Salvo, sì. Ok. Oh, funziona di nuovo il mirino, incredibile. Proviamo. So già che creperò. Non so il motivo, però creperò. Questo è sicuro. Ciao. È morto. Sto cazzo. Ah, Mi serve tanto il kit. Il kit. Mi serve tantissimo curarci. Ok. Salviamo numero 6. Salva, vai. Porca puttana. Devo andare qua. Cazzo. Ammazzatelo. Muore. Ma adesso c'è lo scudo. Ecco perché non mi colpiscono. Porca puttana, è quasi morta. Torniamo un attimo indietro, magari resuscita quello. Chi la capisce sta roba? No, vabbè, incredibile. Resuscitano. Avete capito voi? Resuscitano. Questa è l'area dove ci sono i nemici, invece quella dietro no. Cazzo. No. Possibile che non muore? Muore.
Amore. Però così si resetta ogni volta, mi sa. Come cacchio si può fare? E vabbè, mira di merda. Rimasto buggato, vero? Rimasto buggato? Rimasto buggato. Oh, finalmente. Ok. Non si può salvare. Sarebbe stato troppo bello. Che ce ne sono di sti tizi? Anche le granate posso utilizzare. Non va. Non si può ancora Adesso, salvare. Shepard. Però. Incredibile, ce l'abbiamo fatta. Ci posso ancora credere. Trasmettente. Cazzo fa sta roba? Questo posto è un inferno. I coloni non hanno molto, ma questa è la loro casa. Cazzo, Combatteranno fino alla morte per difenderla. si può salvare adesso. Benissimo. Elimina sto salvataggio. Salvi qua. Capisco perché mi segna ancora l'obiettivo qui. Cos'è che dobbiamo fare? Non è un ascensore questo. Abbiamo distrutto il trasmettitore, che dobbiamo fare? È incredibile che la colonia abbia resistito così a lungo. Incredibile che ce l'abbiamo fatta noi, altro che la colonia. Boh, proviamo a uscire. Un attimo solo. Ragazzi, scusatemi un attimo, mi avevano chiamato, adesso metto il silenzioso. Non mi rompono più. Allora, dove eravamo? Sì, stavamo uscendo. Bruciamo le dita, anche quelle dei piedi, perché non ci ammazzino. E non c'è nessuno. Che caspita dobbiamo fare? Si è buggato, dai. Perché si è buggato?
Smetti tu l'orecchietto. Cioè, scusate. No, sezione pronta collassata. C'entra niente. Allora, niente, l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, mi sa. Dobbiamo continuare avanti, sì. Sì, quante armi hai, bello lezione, vabbè. Anche un soldato. Gesù. Così ci bombardano. Incredibile, noi con tutte ste armi non gli facciamo nulla, loro c'hanno pure le bombe. Mi sono curato per quale motivo? C'ho paura come la morte. Quello è quasi morto. Si sta avvicinando? Ci credo. What? Che sta roba? Muori. Cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Vedete, io ho sprecato, per esempio, cioè non è che ho sprecato. Sono anch'io perché cazzo ho premuto quel tasto. Adesso ho bugato di nuovo il mirino. Possibile gioca così. Non è possibile gioca così, dai. Distruggiamo quei nemici! Cazzo! Gridi. Ai ai ai. Bastardo figlio di puttana. Ci credo. Io non ci credo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ci credo, non ci credo. Cazzo, cazzo, cazzo. Naccia, cazzo di mirino. Oh. Porca puttana. Salviamo, va. Noi quasi dobbiamo andare in esplorazione proprio. Non ci abbiamo nient'altro da fare. Boh, mi sa che siamo arrivati alla fine comunque di questa storia qua. Qua si apre. Perché diventa tutto grigio? No, non è tutto grigio, scherzo.
Chi è? Oh, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Consiglio di non andare laggiù. Cosa c'è laggiù? Potrei dirtelo. Potrei dirti tutto. Che ne dici? Oddio. Sta crepando. Ah! Niente male. Molto intenso. Che ti prende? Stavo solo invocando una punizione. Mi aiuta a ricordare che sono ancora vivo. Siete qui per i Geth, vero? Non siete gli unici interessati a quelle cose. Chi altri starebbe cercando i Geth? Non li sta cercando. Sta cercando di distruggerli. Sono una spina nel fianco per il. Lui vuole. Sembra fuori di senno. Dovremmo lasciarlo in pace. Posso fare qualcosa per te? Sempre che tu voglia essere aiutato. Aiutarmi? No, nessuno può aiutarmi. Ma preferisco morire combattendo. Combattere cosa? Non è quel tipo di combattimento. È come correre in mezzo a un cespuglio pieno di spine. Più ti muovi, tempo scaduto. Arriva compagnia. Parla con Faidan. Chiedigli del. Ah! Occhi aperti. What the fuck? Perché sta roba così? Se già sono riscaldato, ci credo. Adesso crepo. Esci da là, stardo camper. Buono. Ma dov'è? Stardo, dietro l'angolo. Il tizio non fa un cazzo. Bell'aiuto. Ancora bello è quello, come cazzo si fa a uccidere? La vita mi sono consumato. È resuscitato quell'altro. Dov'è che devo andare? Adesso crepo. Neanche devo andare qua, non c'è niente da fare. Cazzo. No, non lo farò. Non lo farò. Posso spararli? No. Non lo so. Cazzo devo fare. Ho detto parla con. Non mi ricordo come si chiama. Ah, forse è qua. Grazie.
questo non c'entra. Ah, ecco. Ok, dobbiamo tornare dietro allora. Vabbè, devo abituare un po' queste situazioni qua. Da dove si torna indietro? Aspettate. Venite con me, perché sennò... tornare indietro. No, ancora. Non erano morti. Qualcuno che va lì, per favore. Che? Perché non va nessuno? Dov'è l'altro tizio? Dov'è l'altro tizio? What? Porca. Sono morti. Spero. Con un'altra. Ma non sembra che il sistema sia ancora attivo. Dobbiamo continuare a cercare. Dobbiamo salire ancora. Aspettate, va, io salvo. Non si sa mai. C'era un bel po' che non salvavo comunque. Quindi dobbiamo tornare al tizio a dirgli che abbiamo liberato tutta la torre. Questi tizi qua. Sembra che stiamo andando bene. Perché scienza per fuori servizio? Ah, eccolo. Quindi praticamente la trama è queste due qua. Grazie per quello che hai fatto, comandante, ma non è ancora abbastanza. Parlami un po' della compagnia Exogeni. Non ne so molto. Io ci lavoravo come guardia di sicurezza. So che cercavano manufatti alieni e altre robe di valore. Sai come funziona? Loro finanziano la colonia e in cambio noi li aiutiamo a scoprire i tesori sottoterra. E ti assicuro che non è eccitante come sembra. Cosa sai dirmi sui Geth? Hai idea di cosa vogliono? Non saprei cosa dirti. Se vuoi delle risposte, ti consiglio di andare alla Exogeni. Ci vediamo. Comandante...
Cristo, quanti ce ne sono. Tu sei quello che ha respinto l'ultima ondata. Torneranno presto. E se non saranno i Geth a ucciderci, prima o poi moriremo di fame. Stai facendo qualcosa per risolvere la situazione? Devo aumentare le nostre scorte di carne di Varren, ma è troppo pericoloso. Il Varren anziano è enorme e feroce. Molto pericoloso, totalmente incontrollabile. Non posso fare nulla finché non viene ucciso. Ho ucciso il Varren anziano. Gli altri sono tutti vostri. Fantastico. Organizzerò una battuta di caccia non appena avremo sistemato i Geth. Devo andare. Ecco, per il disturbo. Non è molto, lo so, ma non abbiamo altro. Vabbè. Purtroppo. Scusa, ma non posso fermarmi a parlare. Devo risolvere il nostro problema idrico. Posso fare qualcosa? L'edificio di servizio è stato tra i primi a cadere in mano ai Geth. Trova le tubature dell'acqua e riattivale, altrimenti la colonia morirà di sete. La mia nave può partire in qualunque momento. Potrei portarvi dell'acqua. Non risolverebbe il nostro problema, sempre che tu non voglia fare la spola tutti i giorni. Dobbiamo diventare autosufficienti. Devo andare. Buona fortuna. Diario. Ok, nuova missione qui. Ottimo lavoro con quei Geth. Meno male che ci sei tu. Mi servono ancora le celle energetiche per questo generatore. Nelle gallerie ho trovato queste celle energetiche. Sono quelle che ti servono. Lo sapevo che prima o poi sarebbe saltato fuori. Prendi. Paidan mi aveva dato del denaro. Ora è tutto tuo. Ora devo mettere al loro posto queste celle energetiche. Così la colonia tornerà perfettamente funzionante. Vabbè, lo spero. Guarda un po'. Guarda un po', guarda un po', guarda un po' cosa abbiamo combinato qua. Stiamo andando avanti, incredibile. Quasi vano. Incredibile. Torre salva, grazie a te, comandante. Sono lieto che l'avamposto sia salvo. Apprezzo molto il tuo interessamento e i tuoi sforzi contro i Geth. Abbiamo rallentato la loro avanzata, ma torneranno. Loro tornano sempre. Ditemi cosa vogliono i Geth. Perché vi stanno attaccando? Se vuoi delle risposte, valle a chiedere a loro. Non sappiamo cosa stiano cercando. Sono venuti su Feros e ci hanno attaccati. Non sappiamo altro. La loro base è al quartier generale della Exogeni. Forse lì troverai le risposte alle tue domande. Come posso arrivarci? L'autostrada conduce direttamente al quartier generale della Exogeni. Non potete sbagliare. Anche se ci sarà un'armata di Geth pronta a sbarrarvi la strada. Siamo sempre preparati al peggio. Bene, porteremo il vostro veicolo al ponte. Poi penserò a come far tornare operativa questa colonia. Ho distrutto un trasmettitore dei Geth nelle gallerie. Ora non saranno più un problema. Grazie, comandante. Siamo in debito con te. Ora ho un problema in meno a cui pensare. Magari potessi ricevere più spesso buone notizie come questa. Posso fare qualcosa per risolvere la vostra carenza d'acqua? Ora se ne sta occupando MacAdoyle. Se intendi darci una mano, parla con lei. Tornerò a parlarti quando ne saprò di più. Buona fortuna, comandante. Ok. Cosa cazzo devo fare ora? Passaggio. Solamente il passaggio. I coloni non hanno molto, ma questa è la loro casa. Combatteranno fino alla morte per difenderla. What? Perché è riapparso? Comandante, cosa posso fare per te? Ah. C'è un tizio che vive giù nelle gallerie. È uno dei vostri. Deve essere Ian. È molto malato. Cos'altro puoi dirmi sulla Exogeni? La Exogeni ha finanziato questa colonia. Senza di loro non saremmo qui. Sono specializzati in colonizzazione. Mettono i crediti per la colonia e noi lavoriamo per loro. La loro priorità è trovare risorse e manufatti di qualche valore. Ma su Feros non c'è nulla di tutto ciò. E anche se ci fosse, noi non l'abbiamo trovato. Che i Geth stiano cercando proprio uno di questi manufatti. Forse, ma come ha detto Arsilia, non abbiamo mai trovato niente di valore. Certo, i Geth potrebbero sapere qualcosa più di noi. C'è un tizio che vive giù nelle gallerie. È
uno dei vostri? Deve essere Ian. È molto malato. Non mi sembra semplicemente malato. Dopo l'attacco non è più stato lo stesso. Abbiamo cercato di aiutarlo, ma non ci ha voluti ascoltare. Io posso aiutare solo i coloni disposti ad ascoltarmi, comandante. Avrebbe bisogno di urgenti cure mediche. Non avete qualcosa per lui? Magari fosse così semplice. Ian era un bravo uomo. È stato un peccato perderlo. Ti prego, comandante. Preferirei non parlarne più. Tornerò a parlarti quando ne saprò di più. Buona fortuna, comandante. Che caspita dobbiamo fare, quindi? Adesso funziona, credo. Io vediamo dove anche andare. Forse ce la possiamo. Attenzione! What? Esploratori saranno qui a momenti. Non so quanto riuscirò ancora a resistere. Dobbiamo fare, cioè dobbiamo andare, mi sa. Aspettate, tenete pazienza, molta pazienza. Dai, dobbiamo aspettare il rigetto. Addirittura c'è pure il cannone. Cazzo. Vabbè. Aia. Sempre cosa facile. L'ultimo gruppo si è diretto a sud. Ma cosa staranno cercando? Rilevo un segnale. È troppo debole per risalire all'origine. Ma qui intorno ci deve essere qualcuno. Aia. Vabbè. Il tizio. Altri segnali disturbati, comandante, ma non riesco ancora a stabilirne l'origine. Vedete qualcosa? Lisbeth potrebbe essere ancora lì dentro. Sono passati solo pochi giorni. Sti cazzi. Sembra facile questo coso, dai. C'è un nemico ancora. Dove sta? Si è buggato. No, si è buggato. La macchina telecomandata. Vedo qualcosa. Una specie di veicolo. Non sono Geth. Devono essere abbastanza vicini da averci visti. I Geth sono decisamente più importanti. Cazzo, sono.
come si scende ma da sto coso? Ah, con la Q. Spero non ci sparino. Non fate un altro passo. Rilassati, Jong. Non sono Get. Stai indietro, Giuliana. Chi sei? Cosa vuoi? Comandante Shepard, sono qui per risolvere il problema dei Get. Visto, Jong? Ti preoccupi per niente. E tu ti fidi troppo della gente, Giuliana. Sono solo felice di vedere un volto amico. Pensavo che fossimo gli ultimi umani rimasti su questo pianeta. Faidan e alcuni coloni di Zuzop sono ancora vivi. Ci avevi detto che erano tutti morti. Ho detto che probabilmente erano tutti morti. Sono sopravvissuti, ma i Get li hanno colpiti duro. Non ne dubito. Quei dannati sintetici sono implacabili. La loro base è qui nelle vicinanze? Sì, non lontano da qui. Hanno occupato il quartier generale della Exogeni. Basta proseguire lungo l'autostrada. Quell'edificio è proprietà privata, soldato. Limitatevi a eliminare i Get. I vostri segreti aziendali non mi interessano. Comandante, aspetta! Mia figlia Lisbeth. Abbiamo perso le sue tracce. Non hanno tempo per queste cose. Potremmo fare una stima precisa delle perdite solo dopo aver eliminato i Get. Stai parlando di mia figlia. Ed è ancora viva, me lo sento. Dov'è sua figlia? Al momento dell'attacco. Stava lavorando nel palazzo della Exogeni. No, già. Ci sono diversi posti in cui potrebbe rifugiarsi. Anche se non potrà nascondersi per sempre. A cosa serve il palazzo della Exogeni? Avevamo ristrutturato l'edificio per trasformarlo nel quartier generale della Exogeni. Sono quasi tutti uffici. Qualche laboratorio ricerca e sviluppo di basso profilo. Alla Exogeni sono dei veri esperti nel cambiare la destinazione d'uso delle cose e delle persone. La compagnia deve pensare al profitto, Giuliana. Eros non è per nulla autosufficiente. Sa dirci cosa stanno cercando i Get? Non lo so. Noi stessi abbiamo trovato pochissime risorse su Feros. E la Exogeni non perde occasione per ricordarcelo. Dobbiamo solo recuperare i crediti investiti. Non è niente di personale. Mi parli della colonia. Ci siamo stabiliti su Feros più o meno 4 anni fa. Ci stavamo sviluppando piuttosto bene prima degli attacchi. La nostra sfortuna più grande è stata la carenza di risorse. Su Feros è rimasto pochissimo da sfruttare. Ma avevamo lottato con tutte le nostre forze. Iniziavo persino a sentirmi a casa. Perché si trova su Feros? Speravo di poter iniziare una nuova vita. Volevo trasferirmi in un posto in cui sentirmi davvero utile. Ora, tutto quello che abbiamo costruito è andato distrutto. Per noi è molto difficile non perdere la speranza. Dov'è sua figlia? Da qualche parte al quartier generale Exogeni, spero. Perché vi siete divisi da Zuzop? La maggior parte di noi viveva nei pressi del palazzo della Exogeni. Zuzop veniva usato principalmente come spazio porto. Ci siamo dati alla fuga subito dopo l'attacco dei Get. Pensavamo che gli altri fossero rimasti uccisi durante la prima ondata. Se avessimo saputo della loro sopravvivenza, forse avremmo cercato di unirci a loro. Da loro la situazione è abbastanza tranquilla. Ora potreste raggiungerli. Non penso sia una buona idea. Non abbiamo veicoli. L'autostrada è ancora molto pericolosa. Come il luogo in cui ci troviamo adesso? Non dobbiamo far altro che attendere i rinforzi. Prima o poi la compagnia ce li invierà.
restate nascosti qui finché non scoprirò cosa stanno cercando i Get. Certo, e ricorda, se vedi mia figlia... Loro non avrebbero alcun problema a sopravvivere là fuori. Ok. Vorrei parlarti un attimo, se non ti dispiace. Avrei un problemino. Cosa ti serve? Devo recuperare dei dati. Non è granché come lavoro, ma si guadagna bene. Non è il momento. Va bene. Ma ricordati di me, se mai ti servissero dei crediti. No, crediti. Che cazzo devo fare i crediti? Siamo bloccati qui da giorni. Dov'è che dovrei andare io, no? Forse dovrei chiedere il loro aiuto. Dov'è che devo andare? Dov'è che devo andare? Di qua. Ce la pagherete. L'autostrada brulica di Get. Il carico è al sicuro. Stiamo partendo. Aspetta, interrompi le comunicazioni. Get in avvicinamento. Interrompi le comunicazioni, ti ho detto. Perché devo entrare qui dentro? Noi siamo arrivati da sotto, teoricamente. Mi sa che qui dentro la base. Portarci loro. Va bene ragazzi, dai, io mi fermo qui per questo gameplay, ma continuo subito con un altro gameplay. Quindi vi ringrazio per la visione, lasciatemi un commento e iscrivetevi, noi ci vediamo presto. Ciao ciao. Ovviamente non funziona il tasto F9.